Bentornati al nostro podcast Foto e Modelle. Oggi abbiamo una nuova modella che mi è venuta a trovare. Abbiamo fatto tante foto interessanti e poi c'è una grossa novità. Ma prima, sigla! Allora, oggi abbiamo la stupenda Eva Benedetti. Ciao Eva! Ciao! Che cosa abbiamo fatto? Oggi abbiamo fatto dei bei progetti perché, attenzione, questa è la prima volta di cui parlo di questa cosa sul podcast. Si tratta del mio progetto personale del sito classic.it, cioè classic scritto con la K finale oltre alla C, quindi CK finale. Che cosa tratta questo sito? Tratta di news e foto di bellissime modelle. E quale sarà la prossima modella? Indovinate un po', la signorina? Eva. Quindi Eva, adesso ti chiedo, che cosa abbiamo fatto noi in questi set? Abbiamo fatto dei bellissimi scatti e lo posso dire io che sono auto criticissimissimissima su me stessa. Quindi sta dicendo che sono bravissimo. Bravissimo, bellissimo, meraviglioso. Ecco. Non mi ha pagato per dirlo. Non mi ha pagato, ecco pure questa cosa, spesso l'ho specificata nel podcast, non pago nessuno, mi raccomando. Sto diventando povero in realtà. E dai, continua. Abbiamo fatto degli scatti con la maglietta appunto classic, versione bianca, versione nera. Poi siamo passati per un intimo nero classico con una stupenda, meravigliosa luce da finestra cucina. E dal set sono state eliminate anche delle presine e delle tovagliette colazione che non entravano nel mood della sexy star. Soprattutto per il video. Allora, perché in fotografia in realtà si possono eliminare le cose, ma col video, perché qui su Classic, sappiatelo, ci sono le foto con le modelle ma anche le interviste, quindi sappi che dovrai rispondere alle interviste. Questa non è l'intervista per Classic, Ok. Dovrai rispondere a delle domande scritte che poi verranno pubblicate sull'articolo, così parliamo anche del sito e facciamo capire di cosa tratta. Quindi c'è, ricapitoliamo, articolo con intervista, bellissime foto esclusive che non trovate su Instagram, o meglio, trovate delle anteprime, cosa che metteremo a disposizione io e Eva contemporaneamente. A proposito, apriamo piccola parentesi, quello che spesso accade quando vai su Instagram e chiedi la collaborazione di modelle e le modelle non te se filano. Ah, davvero? Io collaboro pure col panettiere sotto casa, se mi dice fatti la foto col mio panino. E adesso mi sono immaginato a te in intimo al fornaio sotto casa. Ecco. Allora, sai che questo mi fa ricordare un aneddoto. Allora, apriamo un'altra piccola parentesi, quindi stiamo in parentesi quadra, visto che abbiamo già visto esatto, quella di prima. 700 parentesi. Arriveremo alla graffa. Anni fa, quando io lavoravo in un negozio di fotografia, un giorno stavo in magazzino, quindi al locale che sta appena dietro l'angolo rispetto al negozio, avevamo la porta chiusa. A un certo punto entra uno dei miei colleghi e fa: "Oh, regà, non uscite." Perché? Perché non dovevamo uscire? Perché se no disturbavamo. Ora, sto locale dava sulla strada, a chi dobbiamo disturbare? Lo sai cosa era successo? Cosa? Che proprio in quel vicolo, perché era un vicolo molto stretto, c'erano dei motorini parcheggiati, era venuta tutta una troupe con una modella che in quel momento era molto in voga, però di cui non ricordo il nome, però se la dovessi vedere me la ricordo. Pieno inverno, lei era solo con uno slip. Ottimo. E una pelliccia addosso. Giustamente. Perché ti ho detto, perché mi hai fatto ricordare questa cosa? Perché poi la composizione fotografica, secondo chi aveva progettato tutta questa cosa, era che lei doveva stare lì e piegato, o meglio in ginocchio, e sotto di lei c'era un fornaio. Ah! Galeotto poi, full fornaio. No, un fornaio poi... classico fornaio, cioè non un bel fornaio, okay. Un signore, okay. Senza fare discriminazioni estetiche, okay. Poi vicino a lei c'era un bel modello, tutto quanto,
ma c'era sto fornaio un po' sporco di farina, avevano scelto i motorini nostri, perché quelli erano i motorini nostri, per sedersi e fa ste foto. Okay. E noi non potevamo uscire, cioè non potevamo lavorare, perché questi hanno deciso che devono fare le foto lì. Meraviglioso. Vabbè, questi fantastici aneddoti che già partiamo benissimo con questa puntata del podcast. Vabbè, comunque torniamo a noi. Sì. E le collaborazioni, vabbè, Eva già ci ha promesso che le accetterà. Assolutamente sì. Quindi il podcast vale come prova. E poi torniamo un attimo indietro. Sempre parlando del sito di Classic, per cui Eva è venuta principalmente a collaborare, perché tra l'altro poi ho scritto, ho detto guarda sto facendo queste cose, lei si è candidata, giustamente, ha fatto molto piacere. Yes. Perché c'è anche la possibilità di candidarsi come modella, come sick girl, perché Classic deriva dalla parola classic scritta normale più sick, che vuol dire malato. Ecco. Però nell'eccezione inglese, quando si usa sick? Quando si vuole indicare una cosa eccessivamente bella. Quindi questa, ad esempio, questa ragazza è eccessivamente sick girl. Okay. Quindi sei una sick girl in se questo momento. Se fossi a Napoli, sick. Ecco. Sei troppo magra. Ecco, sick. Vabbè, in effetti sei magra, sei perfettamente in forma. E abbiamo fatto queste foto e ho stampato delle magliette. Tra l'altro adesso devi dire un appresso queste cose, piccola pubblicità. No, anzi, non lo voglio pubblicizzare il sito perché mi sta un po' antipatico in realtà. E però è uno di questi tipo Shane AliExpress, ecco. Questi qua. Ma non lo voglio dire. Perché hanno cercato di fregarmi più volte. Ah. Vabbè. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato queste magliette, una bianca e una nera, con logo stampato sopra, devo dire molto carino. Beh. È venuta molto bene. E abbiamo un po' fidelizzato, come si dice? Reso un po' più proprietaria il tipo di, sì, di shooting, il tipo di foto, riferendoci anche a usi e costumi che si faceva già ai tempi degli anni 70-80 con altre testate famose che non stiamo qui a pubblicizzare. E poi abbiamo fatto, ripeto, quell'intimo sfruttando questa finestra che ho a disposizione, che chi mi segue già avrà visto, però in questo caso avevamo una particolare luce veramente molto bella. Vero. Quindi lei in intimo, in contrasto con la luce, quindi in controluce. E poi abbiamo fatto altre foto, però questa volta, e qui diciamolo, abbiamo usato la panca. Perché? Perché Eva... Sono una super sportiva. Bodybuilder, culturista. Quasi, no, ex no, ballerina che poi è andata a finire sul fitness, che poi è andata a finire sulla sala pesi senza mai eccedere. E poi il fornaio sotto. E poi il fornaio sotto, no. Quella è la fine di tutti i palestrati. Esatto. La fine, rinuncia, la basta. Rinuncia, basta, pizza. Pancetta, pizza e carboidrato. Mamma, che buona la pizza. Potrei mangiarla per sempre, penso. A pranzo, a cena. Eh beh, la pizza è la pizza. Pure la pizza dopo la pizza mangerei. La pizza dopo la pizza. La pizza ante pizza. Sì, esatto. Esatto. Bravissima. E poi che cosa abbiamo fatto? Mi sono perso il filo del discorso. Abbiamo fatto delle foto fitness, panca, ah, fitness, pesi. Esatto. Poi c'è stato un tentativo di luci e ombre, che però il sole non ci ha aiutato e quindi... Allora, rimaniamo un attimo sulla palestra, sì, perché tu fai un sacco di palestra. Sì. C'hai un fisico praticamente perfetto. Grazie, troppo buono. Vabbè, no, la verità, poi penso che chi starà ascoltando il podcast starà anche guardando l'immagine. Abbiamo usato una luce cadente, un po' drammatica, che però ha messo in risalto tutta la estetica, la muscolatura molto asciutta di Eva. Veramente andava... esaltata, devo dire che valeva la pena. Ho sudato un po' perché ho smontato tutto lo studio. Non sappiamo se ho fatto più palestra io nelle posizioni e mantenerle, esatto, o il fotografo. Esatto, perché Eva mi ha preso allegramente in giro. Ovvio. Sulla mia goffaggine. Soprattutto quando stavamo in cucina, devo dire. Dobbiamo dire, fotografo alto, diciamolo, 1,91 m. 1,91 m. Come fa in uno spazio di un metro per scarso un metro a fotografare dal basso una persona che è più bassa di lui? No, vabbè, che è più basso. Allora, il basso ci può pure stare perché i fotografi si sdraiano sempre. Sì, è vero. Il fatto è che lo spazio che avevo a disposizione, soprattutto in cucina, era veramente
risicato. Vero. Quindi penso che Eva abbia pensato più volte: oddio, me lo porto all'ospedale. Esatto. Perché poi la mia schiena, diciamoci la verità, non è proprio un formissima, nel senso che c'ho i miei acciacchi dati dall'età. Aia. E qui cominciamo a parlare di altre cose. Adesso chiudiamo subito il discorso, perché se no andiamo sulla lato stendiamo medico. Stendiamo un velo pietoso. È veramente imbarazzante per me. E lei è informissima, io goffissimo, quindi è stato fantastico. Si è creato un bel contrasto. Sì, dai. Sì. Io ci voleva una terza telecamera sì. dall'esterno che riprendesse. Diciamo tutto. Che fotograficamente gli opposti si attraggono, quindi abbiamo fatto una squadra un perfetta. Lei atletica, io così, ma vabbè. E poi, ecco, stavi dicendo, abbiamo provato a usare la luce del sole che in quel momento filtrava attraverso la serranda, quindi faceva il classico effetto di strisce sul muro. Fantastico. Però io non ero mai contento. Ma metti sta luce, metti st'altra, alla fine il sole se n'è andato. Infatti le ultime tre foto a distanza di 5 secondi l'una dall'altra, una presenta una luce, vero. Una presenta un'altra e una presenta un'altra ancora, sempre più bassa. Sì. Perché il sole è tramontato proprio in quel momento. Comunque, ciao. Alla fine abbiamo tirato fuori qualche foto. Vero. Userò gli strumenti di Photoshop per potenti strumenti. Schiarirla un pochettino, quindi sappiate subito, sto barando. Lo dico, lo ammetto. Sì, perché variamo, molti non lo dicono, variamo, dicono: ah no, variamo, questa foto è fatta sì, così. Variamo. Sì, così è come scattata, non ho fatto niente, poi no, fanno mille impicci, imbrogli. E non lo ammetto, io lo ammetto. La foto era scura, adesso la schiarirò. Vediamo che viene fuori. Tra l'altro, ecco, se vogliamo parlare di fotografia, visto che un podcast anche di fotografia, a volte, insomma, chi ormai mi segue avrà capito che di fotografia si parla poco, nonostante il titolo. Però, ecco, ultimamente ci sono queste fotocamere molto potenti che anche in situazioni di scarsa luminosità danno comunque ottimi risultati. Ora, la mia in realtà è molto vecchia, quindi diciamo che devo intervenire un po' più con Photoshop. Già sul precedente podcast avevamo detto di fare una colletta per farmi ricomprare la fotocamera, perché non c'è un euro. È ora, però niente, ancora non si sono visti i soldi, niente. Nessuno si è proposto, quindi mannaggia. Vabbè, lasciamo perdere. E poi l'ultimo set che abbiamo fatto, siamo usciti dal discorso classic, ricordo classic.it con la K finale, .it, e siamo andati su un genere un po' più classico. Vuoi descriverlo? Beh, prima di tutto, cosa hai portato? Ecco. Ho portato un abito dal colore sobrio, allora, un bel giallo è banana acceso. È colpa mia. Perché? Perché come perché? Al solito, quando chiedo a una ragazza, porta un outfit, che ne so, un po' più elegante, il facciamo tipico una fai cosa. Te. No, allora io ho detto, lascia stare il solito bianco o nero. O nero. Perché sennò tutte me vengono. 90% col nero. È vero. Perché vanno sul sicuro, giustamente. Ma invece Eva è una persona colorata, ha un armadio che ormai è tipo a 8 ante che esplodono. Colorata come me, diciamo. Sì, come... guarda, un contrasto. Io ho varie tonalità di nero. Lui è il nero sfumato, nero più scuro, nero punto, nero punto vado, a capo. Vado sul nero vintage. No, il mio armadio è molto colorato. Comunque voglio dire che ho dei blue jeans in questo momento. Ah, è vero, sì, strano. Una nota di colore. Una nota di colore in questo che... nero. Allora, io ricordo che Eva mi ha conosciuto 3 ore fa. Vero. E qui ha già perfettamente inquadrato. Che cosa ti ho detto? Ma forse sei verso il metallo. Forse. Verso la non so, la chitarra elettrica, tipo. Tipo capello lungo portato con la coda. Da tipo e quindi niente, tra questi saputo, colori diciamo, aspetta, chiudiamo sì, il discorso sì. Eva ha saputo notare i piccoli dettagli, i piccoli dettagli, quindi piccolissimi, proprio che non si notano. Allora vai col tuo vestito. Niente, nel mio armadio dai mille colori, che sembra tutte le volte che lo apri che esce il carnevale di Rio de Janeiro. Bello. Ho scelto un bel giallo. Ma non ho un giallo così, un giallo che è proprio giallo sparato. Giallo proprio, esatto, acceso, fosforescente. E ho abbinato a delle scarpe dorate, ovviamente sobrie anche quelle, tempestate dei diamanti. Ha fatto bene. E insomma è uscito fuori un bell'outfit che
a te la parola. Che andremo a... lasciato così, mi ha fatto il tranello. Il tranello mi ha fatto... E in realtà la so la risposta. Che andremo a fotomontare su un... uno sfondo che poi ricostruirò. Abbiamo tirato fuori un po' di idee, non abbiamo ancora ben nulla capito, di preciso, però lo schema luce andava bene sia per una che per l'altra idea, quindi stavamo pensando di ricreare comunque una situazione serale da cocktail aperitivo. Yes. Adesso vediamo un po' se farlo in un locale o addirittura avevo pensato in riva alla spiaggia, un classico. Anche proprio un grande classicone, beh, film già... americani ogni tanto, vero, i ragazzi andavano là tranquillamente sulla spiaggia coi tacchi, è vero, e non affondavano nella sabbia, non si sa come. Sì. No, poi sono sicuro che se vedi tipo una ripresa larga, un video backstage, sta tutta la gente là cerca di aiutarla con la pedana sotto. Sì. Che poi hai visto molte celebrità vanno, che ne so, la notte degli Oscar, vero, e non riescono a fare manco le scale. No, è vero, diventano improvvisamente tutti un po' problematici, no? La discesa di uno scalino diventa l'impresa titanica. Sì, io ho visto ultimamente proprio alcune attrici o cantanti, ma non mi ricordo esattamente. Sì, sembrano quasi avvolte nella carta stagnola, quelle cose tipo... No, ma proprio con dei vestiti che non potevano muoversi. Beh, c'era, non so se era un comico che faceva la Lollobrigida, diceva non me parla che me scucio tutta. Un po' quelle robe lì. Esatto, esattamente questa è la situazione. Poi portano sti tacchi, ecco, questa persona in particolare che avevo visto c'aveva... E praticamente stava sulle punte come le ballerine con questi tacchi. Immagino. Quindi era impossibile. 15 aveva, centimetri. Aveva proprio delle persone assunte per accompagnarla. Certo. Una da parte e una dall'altra. Ogni passo rischio rotula, ginocchio, esatto, barra malleolo. Sì, poi quelle con lo strascico. Esatto. Che non c'è chilometrico. Sì, 15 metri dietro, che era nel vuoto dietro, perché poi nessuno può passare. Beh, vabbè. Poi, hai qualche outfit di questo genere? Ma oddio, una volta ho indossato una cosa piena di paillette e sono andata ad una festa. Queste paillette poi si staccavano, quindi a fine festa era diventato tipo pollicino che lascia le mollichine di pane. E quella del locale penso che mi ha maledetto, perché tutto il pavimento era tempestato di paillette del mio vestito. Sono tornata a casa, erano la metà delle paillette di quelle che avevo a inizio serata. Fantastico. Ed è stata molto triste questa cosa. Guarda, in realtà è una situazione che vivo in parte pure io quando vengono le modelle con qualche vestito particolare, ogni tanto si smonta qualche fiume che sembra il gallinaio, ma proprio pure le pagliette, brillantini. Io ogni tanto per casa, nello studio, trovi, mi trovo sto così. Ogni tanto raccolgo qualcosa. Bene. E devo dire che insomma avere un pavimento tutto tempestato di brillantini è un'esperienza meravigliosa. Ovviamente vestito che poi mi sono chiesta adesso come lo lavo a fine serata. Bah. Ma non lo lavi, quello lo no, butti, quello e lo butti, ci fai la serata, hai fatto la serata, il monouso. Ma come lavi le pagliette, scusa? In effetti no. Oddio, è vero, come le lavi? Butti la lavatrice? Forse se stata, no? No, forse a mano, però a mano non lo puoi strizzare. Benvenuti all'angolo casalingo di Eva e Ciao, Fabrizio. Benvenuti. Oggi volete impareremo... avere consigli su come smacchiare i leopardi? E oggi abbiamo la nostra Eva che ci dice come lavare vestito con paillette. Non lo so. E non buttare la lavatrice. E non buttare la lavatrice. Che detersivo usi? Oddio, forse omino bianco, il caro e vecchio. Wow, omino bianco. Omino sai bianco. Che tanto non lo sentivo. È vero, perché adesso no, c'è quelle robe lì, chi trova sole non lo lascia più, c'è Dixan. Ah, c'è pure la pubblicità. Oddio, te la ricordi? Tanto siamo boomer tutti e due. Però mi viene in mente la pubblicità di farebbe a cambio con questo fustino. Ah, no, Dixan mai. Quella no, signora Dash, che era Dash. Dash era non Dash. Si scambia perché e più bianco più non bianco si può. Non si può, è la signora anziana che si è fatta tutti gli anni di pubblicità, secondo me fino alla tomba. No, aspetta, tu stai confondendo però, perché era Dash, no. Perché Dash andavano a prendere gente a casa ogni volta la signora cambiava. È vero. Dentro al supermercato. È vero. Invece okay, forse era il Dixon. Invece quello che dici tu è Coccolino. Coccolino. Con la signora che poi a un certo la punto quando morì. Capelli bianchi, quando morì fecero pure un articolo al giornale. È vero. Però io mi ricordo, ora non so se te lo ricordi anche tu,
che quella è la generazione, che i fustini una volta non si buttavano, ma si utilizzavano per mettere dentro le costruzioni e i giochi. Esatto, bravissimo. Che non andavano in giro e dentro attenzione, casa. Guarda, ti dico ancora un'altra cosa. Sì? Io sono dell'era in cui i fustini del Dixon, sì, quelli grossi che pesavano, sì, 15 kg, sì, cose così, col nel manico, coperchio, sì, c'avevano la sorpresa per i bambini. È vero! Sì, 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 sì. E poi c'era il manico, mi ricordo, sto manico che... Il manico in plastica. Plastica, che rigida, via che ti tagliava, sì, sì, le dita. Sì, sì, sì. E mia nonna, mi aiuti a portarlo? Anche no, no, grazie. È impossibile, doveva portare pure a me. Esatto. No, ma poi devo dire che questa cosa del regalo, il giocattolino, è durata veramente poco. Forse erano gli ultimi anni quelli, sì, che mi ricordo. Sì, forse sì. Però io ho continuato a cercare giocattoli dentro i tappi. Un'infanzia rovinata. Tuttora, quando vado a cena da mia madre. Un uomo rovinato. Cerco la sorpresa. Però quando vado a cena. È bella la sorpresa. Ora facciamo questa piccola digressione. Esistevano anche dal giornalaio le buste sorprese. Madonna, che ma che meraviglia, che le aprivi. Stronzate. Le peggio stronzate, però già solo il fatto di busta sorpresa. Wow. Una volta io per sbaglio ho preso una, cioè, non so se ti ricordi. Poi c'era la distinzione maschio-femmina. Esatto. Attenzione. No, però una volta per sbaglio ho preso una delle femminucce. Ecco. È rimasto malissimo. Male, a tratti malissimo. Una volta pure io, perché mio nonno non ci vedeva, quindi l'aveva presa a caso. Arrivo a casa, trovai macchinette, il drago, la pallina, quella per giocare con i calciatori. Io ci rimasi malissimo. Da lì non ho voluto più le buste sorprese. Basta. Vabbè, potevi pure andare a comprare. C'hai ragione. Invece di creare sto trauma. Me l'ha creato. Mai basta. Più buste. Mai più pure buste. Al supermercato con una busta. No, no! Porto tutto a mano. Poi può portare al massimo 3-4 cose, quindi vero, va a fare la spesa tipo 27 volte al giorno. Esatto, esatto. Pensa, una vita passata in fila praticamente. Una vita, sì. Ah no, quando adesso te le danno al supermercato, vuoi la busta? Mezzo metro uscito dal supermercato e si buca, è sicuro. Ah sì sì. Perché è fatta di apposta, riciclabile, sì. No, non è riciclabile, è idrosolubile o soffio solubile, perché fai è finita. Soffio solubile. Soffio solubile. Sguardo solubile. Esatto. Pensiero solubile. Pensiero solubile. Vuoi una busta? No, è già, no, rotta. È già rotta. Perfetto. Ma grandi. No, in effetti è stata una grande innovazione questa dei supermercati, sì, insieme al tappo che rimane attaccato. Ah, quello bellissimo. Alla bottiglia. L'altro giorno ho visto una signora sull'autobus col nasone che riusciva a bere non so come col tappo che gli sbatteva sul naso. Io dicevo, ma dimmi tu se devono mettere i tappi così. In apnea. In apnea, lei beveva in apnea. Bello, bei momenti, bei momenti. Io lo stacco sempre in realtà. Io pure. Però mi ci impicco per staccarlo, poi lo deformo e quando vado a riattappare la bottiglia, il più delle volte succede, specie quando vado in palestra, che ho il colo dell'acqua dalla borsa, il più delle volte mi sento dire, ehi, forse la tua borsa perde acqua. Cose utili. Ma scusa, tu prendi la bottiglietta quella di plastica normale, poi prendete questa, la bottiglia quella in alluminio. Allora, l'ho presa quella in alluminio, ma il più delle volte me la dimentico a casa, perché come... Ah. La fantastica lista della spesa, e chi non la fa, ditemelo. Post-it con quello che devo prendere, arrivo al supermercato, il post-it è dove? Sul mobile d'ingresso. Allora, io ho superato così questo l'acqua. Problema. Così l'acqua. Io ho superato questo problema, perché io vado a fare la spesa quando a casa non c'ho più niente. Ecco. Quindi vado al supermercato, quello fidato, okay, vado al supermercato, so esattamente dove stanno le cose nei posti e faccio sempre lo stesso tragitto, ah, per non sbagliarmi. Bene, tipo paraocchi. Se sbaglio corsia, alla fine mi dimentico quello che devo comprare. È finita. Peggio ancora se mi cambiano il posto a una cosa. Ah, succede. Al supermercato. Succede. E là, trocco male. Lo fanno, asse lo fanno. In realtà si fa per riorganizzarsi, pure per far riscoprire un po' il supermercato, certo, per far girare un po' più la trovate, gente. Trovate, insomma, commerciali, se vogliamo. Però io, te me vedi là, con la vena di fuori sulla fronte e l'occhio che sbatte. Ma sulla parete dei latticini, perché adesso ci hanno messo il pollame? Perché c'è la porchetta? Molto bene. Ah, che poi al supermercato che vado sempre sotto casa, qua sotto, sì, c'è sta il tizio alla gastronomia. Sì. Che ragazzo ci avrà l'età mia più o meno, quindi proprio non proprio ragazzo in effetti. Ok. E, un po' sai il classico macellaio, quello cicciottone, sì, con barbona. Sì.
che te, mi vede da lontano, vede a tutti da lontano. La vuoi un pezzo di porchetta? Ma appena presa, perché evidentemente, cioè, in effetti sarà pure buona. No, la devono smerciare, la devono rifilare a fine giornata perché non l'hanno venuta. Il fatto è che questo è un po' arrogante. La vuoi la porchetta? No, guarda, grazie. Non mi... Ma come la vuoi? Cioè, rimane male. Ma come, no, non la voglio, guarda, non mi interessa. È venuto a prendere il latte. No, dai, ma che navi, ma guarda questo. Sì, sì, ma guarda, questo mi ricorda molto Mario Brega nel film, uno dei film con Verdone. E ti dice, assaggia ste olive, sono greche, come so greche. Esatto, arroganza. Mario Brega, ah, Massimo, sì, lo chiamo, sì. Mario Brega. Ecco. Perfetto, mi danno una grandissima idea. È fantastica sta cosa. Con questa fantastica intuizione io direi che possiamo chiudere. Chiudere. Perché siamo partiti dalle foto per parlare delle olive così, di Mario Brega. Sempre così con il mio podcast, sempre così. Vabbè, ma sono podcast interessanti. Podcast dai. Interessanti e divertenti, dai. Alla fine, guarda, intanto mi risento pure io. Guarda, io non risento mai quello che faccio o non riguardo mai quello che produco. Okay. Però questi mi fa piacere poi per risentire, sì, le persone che ho avuto come ospite. Certo. Allora, prima di salutarci, ricordiamo il tuo contatto Instagram, che è? Allora. Sarebbe Se Mua Eva. Prendete carta e penna. Ma i romani Chest Moi _, ovvero linea bassa Eva. Perfetto. Così è più chiaro. Per me invece è molto più semplice. Fabrizio Pavia Fotografi, sia su Instagram che Facebook. Poi Fabrizio Pavia su YouTube, dove potete anche sentire questo stesso podcast. E anche per oggi, con la nostra fantastica Eva, e simpaticissima Eva, grazie, è tutto. Quindi un saluto a Fabrizio, un saluto da Eva. Ciao a tutti. Ciao. La parlantina non ci manca, guarda, io potrei veramente disquisire per ore. Beh, comunque parlo pure da sola a casa, quindi insomma tutto regolare. Ah, parli da sola a casa? Sì. Fantastico. Vabbè, che io ho fatto teatro, poi mi sono persa, però ero nata come imitatrice di voci e cose, quindi ogni tanto... imitatrice di voci? Sì. Fammi qualche voce. Che ne so, io tipo al negozio c'è una ragazza che è brasiliana, quindi a forza di sentirla, ovviamente l'italiano, cioè l'italiano brasilianizzato. E senti, scusate, vuoi prendere quella roba? E dove sta la maglietta? Che non l'ho trovata. È arrivata la ragazza, mi ha detto dove sta la maglietta con paillette. Non ci sta la maglietta con paillette, sta su parete. Mi sa che sta dietro la parete, non la ritrovo. Così fa. Senti, invece qualche personaggio famoso? Oddio, famosi no, c'ho proprio più sulle, che ne so, tipo io poi mi sposto sempre coi mezzi, tipo l'altra volta mi è capitato di sentire Bangladini, io non la so la lingua. Però se tu li ascolti, sempre sembra che si arricciano su se stessi. Ah, che ne so, fanno sì, tipo la stessa idea, sì, fanno tipo anche nigra na con un mone ne cana ore ne da ba a donne ne ago donne tene a pure ne era ago donne men ne ne con un mone da che non era ne così è tutta musicale la cosa, quindi io osservo e rifaccio. Poi che ne so, venuto un amico di mio fratello da Milano, quindi l'ho sentito tutta la settimana, io ho rifatto la parlata milanese. C'ho sta Madonna, adesso andrai a casa e farai la mia imitazione. No, a... no, non so come, no. Sarà abitata sola. Sì, sì, abitata sola e parlo da sola. Ma, okay. No, stasera è un compleanno, quindi già lo so che mi preparerò per fare lo show. Ho conosciuto sto no, fotografo. Farò lo show. Stasera sarà lo show. Così è. Vabbè. Bene. Senti, ho registrato pure questo. Sei soddisfatto? No! Sì. La metterò alla fine. Ok.